Ciao a tutte ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale, ben arrivate a tutte le nuove iscritte. Oggi finalmente il video dei prodotti finiti, finitissimi. Ragazzi, c'è un bustone qua che non finisce più, quindi mi preoccupa la cosa, perché effettivamente c'è tanta roba. Ho visto che c'è anche qualcosa di make up che non doveva esserci, ma ormai è finita nel bustone, quindi la vedrete in questo video. Pazienza, non la vedrete nel progetto smaltimento, ma va bene lo stesso. Io direi di cominciare subito prima che si fa veramente troppo tardi e comunque questo video viene troppo lungo. Prodotti finiti. La prima cosa che pesco random è questo, l'ho amato follemente, è uno scrub per il corpo. Questo qui l'ho acquistato alla bioprofumeria Valeriana ed è uno scrub al caffè della Volga Cosmetici. Costano un botto, un rene, ma sono qualcosa di meraviglioso. È un detergente scrub, quindi si può utilizzare anche come detergente, quindi come bagno schiuma teoricamente, anche se io lo usavo sempre dopo. Questo appunto era energizzante al green coffee con caffeina. Io l'ho utilizzato praticamente, me lo sono magnato in un mese e mezzo. Ora non sto utilizzando più scrub perché vado al mare, quindi evito, diciamo, di scrubbare la pelle, se no poi se ne va via la abbronzatura. Riprenderò ad utilizzarli a settembre. Questo l'ho stramato, a me piace tanto anche la confezione. Che meraviglia! La confezione è molto carina, solo che poi chiaramente la butto, perché effettivamente, siccome lo tengo sotto dentro la doccia continuamente, poi diventa tutto, non so come spiegarvi, diventa proprio brutta la confezione, quindi comunque la butto effettivamente. Però è tipo in plastica dura. Adoro, mi piacciono tantissimo questi prodotti qui. Cerco di farmi un po' un varco qui accanto. Se vedrete i prodotti fate finta di niente, ma non c'è altro. Allora, bagno schiuma, questo l'ho amato, questo è un Johnson Vita Rich Smoothies. Questo è con yogurt, miele e avena, l'ho amato ragazze. Questo qui quando è finito proprio ho pianto, perché era uno dei nuovi bagno schiuma della Johnson, infatti c'è scritto, era in offerta alla Conad. L'ho voluto provare, mi è piaciuto tantissimo, ora inizierò a sporcarmi le mani, ma chi se ne... buonissimo, proprio ha un odore di bambino, è buono 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 ed è piaciuto tantissimo anche a mio marito, quindi top, promosso. Ho finito, vabbè, questi li finisco come se fossero acqua, uno dei miei fructis. Questo qui è quello al cucumber fresh per capelli grassi, fortificante e con agenti purificanti ed estratti di cetriolo. Questo qua è quello senza siliconi ed è per appunto capelli, i capelli come i miei molto grassi o quelli di mio marito. Io mi trovo benissimo con la linea fructis di questo genere, quindi ve li ho sempre consigliati e continuo a consigliarveli. Devo invece, ahimè, bocciare questi prodotti della Sien che comprai tempo addietro, infatti non li riprenderò più. Questo è il balsamo Macadamia Oil e sono assolutamente da bocciare per la mia tipologia di capello, perché sono, mi ingrassavano da morire i capelli. Anche questo qui, il balsamo, mamma mia, era una cosa... L'odore era buonissimo, però non ho proprio stentato a finirlo, lo mettevo proprio solo nelle punte, perché se, quindi qui nella parte finale del capello, perché se solo lo mettevo, diciamo, da qualche altra parte i miei capelli praticamente si sporcavano in un nanosecondo, quindi non ve li consiglio se avete capelli grassi. Ecco, infatti c'è roba di make up, ormai la lasciamo. All Nighter di Urban Decay, lo spray fissante che io amo follemente. Questo era una mini size trovata in una holiday box quest'inverno, però lo avevo iniziato ad utilizzare qualche mese fa perché comunque ne avevo altri da smaltire. Io amo l'All Nighter, mi mattifica benissimo il viso, mi piace troppo, è forse un po' bagnaticcio, però se sventolate qualcosa, quindi vi passate su qualcosa, si asciuga e mi piace tantissimo, bello veramente, se capita lo ricomprerò. Campioncini, allora oggi, proprio giusto oggi, e quindi lo vedete, questi capelli devo dire che non sono affatto male. Ho utilizzato questo shampoo della Villa Lodola, questo è uno shampoo per la protezione colore che mi hanno dato sempre alla bioprofumeria Valeriana, che è per proteggere, diciamo, il colore del capelli. Mi devo dire che senza infamia e senza lode al momento mi piace, però bisogna vedere se domani mattina non mi alzo e ho dei capelli tanti o comunque dei capelli sporchissimi. Io sono sempre un po', diciamo,
così un po' restia per gli shampoo bio, perché io non amo particolarmente lo shampoo bio sui miei capelli, perché i miei capelli proprio non lo tollerano, cioè sembra che restino sporchi, quindi non lo so, vi farò sapere. E ho trovato buono, a livello diciamo di morbidezza, come per districare e quant'altro, questo balsamo sempre diciamo bio dell'Alchemilla. Questo qui è una nuova formula all'arancio e limone, che è appunto per capelli secchi, delicati e trattati, quindi tutto il contrario di quelli che sono i miei, perché sono sì trattati, però non sono secchi. Però questo vi devo dire che mi è piaciuto, l'odore era un odore di limone, quindi molto fresco, quindi top. Poi ho finito questo gel detergente per le mani di Fresh and Clean, questi li finisco anche come se fossero praticamente acqua, questo qui è all'amore e mirtillo, lo adoro, mi piace perché non mi lascia la mano viscida, nel senso che mi lascia la mano bella morbida, profumata, ma soprattutto non secca e neanche viscida, perché ci sono alcuni detergenti per le mani che se non sciacquate bene vi rimangono le mani viscide, questo invece è top. Ho finito, di questo voglio un attimino perdere due minuti in più, il Pixi Glow Tonic, questo qui è il tonico, quello famoso all'acido glicolico, sì, al 5% acido glicolico e sfoliante, che io praticamente ho terminato dopo averlo utilizzato per circa un paio di mesi solo la sera, perché appunto sapevo che non andava utilizzato la mattina, perché comunque esfoliando la pelle poi dovete coprirla bene con un fattore di protezione alto, perché sennò rischiate di macchiarvela, quindi lo usavo solamente la sera, tanto poi l'indomani andavo a fare la doccia, a lavare il viso, facevo le maschere eccetera, e quindi ero tranquilla. Devo dirvi che, a differenza di quello che hanno detto moltissime ragazze su questo tonico che è miracoloso, a me non ha fatto, sulla mia pelle non ha fatto miracoli, cioè la mia pelle sta comunque bene in questo periodo, ma non credo che sia proprio per questo tonico, nel senso che io comunque la curo con mille maschere, con le creme giuste, quindi secondo me, non lo so, l'ho trovato un tonico normale come tutti gli altri, con l'unica differenza che avevo, praticamente ero limitata dall'utilizzo perché lo potevo usare solamente di sera, e soprattutto quando lo mettevo vi devo dire che soprattutto nella zona T mi bruciava un po', proprio mi bruciava, ma questo secondo me è l'effetto dell'acido glicolico, non lo ricomprerò perché onestamente vorrei provare qualcos'altro sempre all'acido glicolico, e comunque non adesso perché adesso dobbiamo prendere il sole, quindi non userò più questi tonici per al momento, magari quest'inverno, quindi non, senza infamia e senza lode. Ho finito, questo invece l'ho amato, questo food scrub di Nakomi, questo qui è un campioncino che mi diede la ragazza che mi fa le unghie con il gel, la germana, e mi diede questo campioncino, mamma mia, io l'ho amato, infatti poi ho provato a ricomprarlo da lei, ma lei non lo ha più preso, stranamente, e gli ho detto quando ti arriva mettimelo da parte perché me lo voglio comprare, e questo è uno scrub per i piedi, l'ho usato tantissimo nel periodo poco prima di mettere le scarpe aperte, perché ormai le mettiamo tutti perché fa caldo finalmente, devo dire, e praticamente mi piace tantissimo perché aveva secondo me dentro del pantenolo, qualcosa di morbido, qualcosa che ammorbidiva molto i piedi, top, mi è piaciuto tantissimo, lo usavo sotto la doccia dopo che avevo finito di lavarmi per bene, lo passavo bene 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 sui talloni, piede morbidissimo, quindi quando mi è finito anche questo ho pianto. Ho finito, di queste vi voglio parlare veramente positivamente perché ho comprato anche quelle rosa, ma quelle rosa non mi stanno piacendo come queste, le Simply Venus, queste qui sono quelle a due lame con un tocco di aloe e praticamente sono quelle azzurre, io ho comprato adesso quelle rosa, ma vi devo dire che non è la stessa cosa, non lo so perché, ma con quelle rosa non mi sto trovando bene. Con queste mi sentivo proprio le gambe lisce dopo che le avevo passate, comunque non mi hanno più irritato perché io tempo fa ho avuto una bruttissima irritazione alle ascelle per aver usato delle lame di qualche supermercato che non ricordo quale fosse, buonissime, buone, queste erano 4 più 2 gratis, erano anche in offerta all'epoca, ve le straconsiglio se le usate, io le uso sotto la doccia. Ho finito un pacco di pezzi, no, questa è un'altra cosa. Allora, un pacco di fazzoletti, questi qua, diciamo, veline della Conad, senza infamia e senza lode, queste erano 80. Ho finito questi cotton fioc della Penny Market, della Today, questi qui sono i bastoncini cotonati, insomma, quelli là per le orecchie, insomma, che io poi utilizzo anche per il trucco, per il make up, e mi sono piaciuti tantissimo perché anche lì io, se non sono buoni, non li utilizzo, perché poi quando magari se si sfila la parte diciamo in cotone mi dà molto fastidio, quindi mi sono piaciuti. Ho finito questi dischetti della Sien, i cotton pads, quelli grandi, e li ho amati più di quelli piccoli perché comunque a differenza di quelli piccoli effettivamente si sfaldano molto meno, l'unica cosa è che io preferisco quelli piccoli perché non lo so, questo qui siccome con questo si possono fare più utilizzi,
mesi, quindi con uno lo si può utilizzare per tutti e due gli occhi. Io poi non ce la faccio perché mi sembra sporco subito e lo voglio buttare, quindi preferisco i piccoli, così faccio un occhio, poi ne prendo un altro e faccio un altro, e poi col terzo faccio tutto il viso. Però vi devo dire, mi sono piaciuti. Ho finito questo shampoo Vivena, madonna mia, inizia a sporcare, sempre della Penny Market. Questo è quello con zero parabeni, zero alcol, saponi, coloranti, glicol propilenico, zero allergeni da profumo. Io questo lo amo, praticamente secondo me è la stessa stregua di questo qui, del Fructis. Mi fa dei capelli stupendi, infatti ne ho uno sotto di scorta. Questo va bene, la parte sotto delle veline che vi ho fatto vedere. Ho finito, e di questo ve ne parlo proprio positivamente, il mio eye makeup remover di Sien. Mamma mia che bomba questo remover, praticamente levava tutto, anche il also removes waterproof makeup, c'è scritto anche qui, quindi rimuove anche il trucco waterproof. Mi piace troppo il fatto che comunque schiacci qui ed esce il prodotto, top, così non devi andare lì e magari versarne troppo. L'ho amato anche per le tinte, levava benissimo le Stay Matte Ink, bello, me lo ricomprerò. Vabbè, poi ci sono queste 20 salviettine intime che io utilizzo per tutti i giorni, anche per pulirmi proprio le mani se sono fuori eccetera, della Day Active, che è una marca che vendono sempre al Penny Market, le amo. Queste sono le biodegradabili, quindi comunque se le buttate nel water non succede niente, infatti gettabili anche nel water, fantastico, odore buonissimo, mi piacciono tantissimo, queste io le compro e le finisco subito. Poi c'è una busta che non so perché, ma c'è una busta qua dentro, secondo me è andata per sbaglio qua dentro. Poi ho finito questo Aqua Rich Daily Mild Face Wash di Sien, bellissimo. Ora ho comprato quello con le microsfere che mi piace un tantino di più perché mi pulisce ancora più a fondo, ma questo l'ho amato follemente. Questo era per pelli normali e pelli miste, per tutti i giorni, sempre per pulire il viso. Io lo usavo dopo che avevo struccato con l'acqua micellare, usavo questo, facevo una bella schiumetta, poi l'ho usato anche con il Foreo. Top, questa linea costa niente. Altri campioncini, questa l'ho amata, questo Deep Moisture Gel Day, questo era un gel per il giorno da giorno della Madara, questa marca che, no scusate, Madara secondo me perché c'è l'accento sulla prima A, che mi hanno dato in mio profumeria. Questo infatti non voglio buttarlo, perché infatti lo metto da parte perché me la voglio comprare, se poi lo butto va a finire che non me la ricordo più. Comunque era un gel per tutti i giorni, oily skin, per le pelli chiaramente oleose come la mia. Una bomba, ragazze, peccato che mi sia finito perché mi teneva benissimo il trucco tutto il giorno. Ho finito, anche se ce n'è veramente pochissimo, ma alla fine proprio ho desistito perché proprio i capelli erano troppo sporchi quando me li lavavo, con questo shampoo della Sien, sempre di quella famosa linea all'olio di macadamia. Niente, ragazze, non si può, per me i miei capelli no, io lo consiglio a chi ha i capelli secchi. Secchi, comunque la cute secca, perché non si può. Altra cosa buonissima è questo Youth Defense Purity, che era praticamente con acidi della frutta, era una mousse per il viso, per pulire il viso, di questa marca qui, Mossa, sempre diciamo bio. Anche questo non lo voglio posare perché comunque lo voglio comprare alla bioprofumeria, anche se credo che sia un po' costosetto, sia questo che quello di Madara. Mamma mia che bomba, ragazzi, è buonissimo questo qua per pulire il viso. Poi ho finito, di questo ve l'ho anticipato, il mio deodorante del Dottor Organic. Questo era quello al cocco ed è quello che ricomprerò la prossima volta perché è il più buono di tutti secondo me. L'ho finito e vi devo dire che mi ha aiutato tantissimo, perché io avevo questo problema con le ascelle, quindi avevo bisogno di un detergente proprio per le ascelle, di quelle proprio leggeri che comunque non mi irritassero. A parte che mi dura tutto il giorno, non puzzavo per niente, era fantastico, ve lo sento, ma anche quello che oggi, che è quello al miele, lo sento proprio addosso mentre mi muovo, quindi top, ve li straconsiglio. Poi, altro campioncino, questo non mi è piaciuto, lo shampoo della Beyond Me. Questa è una nuova marca di cui si parla tanto anche su Instagram, io ho preso una mousse che mi piace tantissimo, ma lo shampoo proprio bocciatissimo, non mi è piaciuto completamente, nel senso che non lo so, i miei capelli erano sporchissimi e poi l'odore non mi piaceva affatto, era uno shampoo purificante. Quindi teoricamente doveva lasciarmi il capello molto pulito, pulito a fondo, però non so se è perché, essendo un solo campioncino, era poco per i miei capelli, non lo so. Poi non faceva molta schiuma, lo so che comunque gli shampoo bio non la fanno, però io se non ho quella schiuma non ho la sensazione che il mio capello sia pulito e si stia rigenerando, non so perché, quindi non lo riacquisterò.
finito questa, questo è stato carino, allora, questo Instant Smooth Perfecting Touch alla Acacia Gum, che praticamente era una sorta di primer praticamente smooth, tipo proprio un po' mattificante, buono, della Clarin. Sì, anche se io i prodotti della Clarin non sono sempre un po' così, non mi fanno impazzire, però l'ho finito, devo dire non era niente di male. Ho finito, questo invece l'ho amato, proprio l'ho amato, questo gel purificante e detergente della Jonsac, che è questa marca diciamo sempre bio. Questo era un gel dermolimpiador, quindi era un gel dermodetergente ipoallergenico senza sapone, che io utilizzavo sempre con il mio Foreo. Meraviglia, me lo ricomprerò di nuovo, questo era per tutti i tipi di pelle, anche per le pelli grasse, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro questo costa pochissimo, secondo me, per essere un 200 ml, veramente pensavo fosse 500, comunque 200, costa 9,90 euro. A me il prezzo mi piace, perché comunque questi dice qui che deterge ed elimina con delicatezza le impurità delle pelli normali a grasse, anche sensibili, buono veramente, e si deve risciacquare. Vi devo dire che mi è piaciuto, questo lo riprenderò. Poi ho finito, che questa mi è piaciuta tantissimo, questo sapone liquido per le mani, questo l'ho amato, di Sien. Questo era il pomegranate, quindi al melograno, ogni volta non mi viene mai il nome, ed era tutto rosso, troppo carino. Anche questo, uno di quei gel che praticamente quando vi lavate le mani se ne vanno subito, svaniscono subito, ma vi lasciano un buon profumo e le lasciano belle morbide. E attaccato dietro c'era un campioncino di questo Professional di Benefit, il Matte Rescue, che io comprerò, perché ragazze, per me è una bomba questo coso, cioè io mi mettevo questo coso e la pelle era perfetta tutto il giorno, anche il trucco mi durava tutto il giorno, quindi ve lo straconsiglio e me lo prenderò certamente. Ed infine stiamo finendo, altri due campioncini. Allora, questa diciamo che non l'ho finita tutta, l'ho messa già, cioè l'ho messa nei prodotti finiti, perché non mi è piaciuta, mi ingrassava troppo la pelle. Della Biotherm era una Ever Plump Night, teoricamente era per ripolpare diciamo il viso, per le rughe e quant'altro, ma non mi è piaciuta, infatti ce n'è ancora un po' dentro, lo sento, ma non l'ho finita perché non mi andava di finirla, perché non mi piaceva. Questo qui l'ho odiato, questo balsamo volumizzante, mamma mia, della Giada Cosmetics, non mi è piaciuto completamente. Capelli sottili e grassi, in realtà non, al solito a me gli shampoo bio cerco di farmeli piacere, però lo so che dovrei utilizzarli per un lungo periodo, però come si fa a uscire col capello che sembra sporco, ragazze? Non si può, non ce la posso fare. E poi l'ultima cosa che ho inserito qua dentro, che l'altra mattina ho provato a mettermi, ma praticamente era secchissimo, ma non solo, ma si era anche completamente rotto, perché si è completamente rotto, e mi è dispiaciuto tantissimo, perché era uno dei miei colori preferiti, era questo Wet n Wild. Questo era un Mega Last di Wet n Wild, il Mocha Licious, che praticamente non è altro che il dupe perfetto della Whirl di MAC, no, perfetto no, il dupe diciamo del Whirl di MAC. Cioè l'altra mattina vado per mettermelo, a parte il fatto che mi è rimasto nelle mani perché si è rotto, ma poi era praticamente secco, cioè si è completamente seccato, evidentemente è scaduto, non lo so. Quindi poverino, gli diciamo ciao, lo salutiamo, però mi preoccupano tutti gli altri Wet n Wild che ho, li devo andare a controllare, perché tutti risalgono a questo periodo, quindi saranno tutti un po' secchi. Comunque, poi c'è, vabbè, ci sono pezzi diciamo di carta che non mi interessano, che ho buttato qua dentro, ma di fatto sono finiti i miei prodotti finiti. Scrivetemi anche voi qua sotto, diciamo, quali sono i prodotti migliori che vi hanno soddisfatto di più, che avete finito e per i quali proprio avete pianto alla fine quando l'avete finito. E se siete arrivati fino alla fine del video, commentate con l'emoticon col cestino dei prodotti finiti. Ciao!